Una stagione di grandi investimenti per il porto di Salerno dopo l'annuncio da parte dell'autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centrale dell'avvio di lavori di consolidamento e adeguamento funzionale del lato di ponente del molo 3 gennaio si guarda già oltre, lavori che si concluderanno entro giugno del prossimo anno e che serviranno in particolare alla crescita dei traffici, con il molo 3 gennaio infatti utilizzato per le attività di imbarco, sbarco e movimentazione di merci, ma si punta poi anche alla crescita dei passeggeri con centinaia di nuovi posti barca e l'allungamento del molo Manfredi. E questo è uno degli interventi previsti nel piano generale del PNRR. È un lavoro importantissimo di consolidamento della banchina, di renderla più efficiente, più sicura e più, come dire, io guardo sempre all'ambiente, per cui qualsiasi lavoro si fa qui a Salerno in tutta la nostra portualità riguarda la sicurezza e la tutela dell'ambiente. Poi il consolidamento, avere porti sicuri e moderni significa poter accogliere navi moderne di dimensioni diverse. Noi sviluppiamo traffici secondo quanto vuole la nostra economia, i nostri imprenditori. Non ci interessa fare tanti milioni di container, noi interessa fare i container che la nostra economia richiede, in importazione e in esportazione, perché abbiamo una regione e delle città come Salerno è molto turistica, può puntare molto sul turismo, per cui sono dei segmenti importanti quelli del commercio e dei container, ma altrettanto importante il turismo e una vivibilità vera nelle nostre città. E questi sono gli investimenti, è compreso il 3 gennaio, che è uno dei grandi lavori che faremo. A settembre e ottobre cominceremo con l'allungamento del molo Manfredi e il nuovo piano regolatore prevederà altri 400-500 posti barca lì a Piazza della Concordia. È in corso un grande lavoro non di restyling, ma di grandi investimenti, di un progetto per un futuro per davvero diverso.